Sotto Porta Show, 68° appuntamento, quel senso di latinità che porta questo supergruppo, oltre che il grande Carlos, beh, insomma, è davvero magnifico. Però dalla buona musica, anzi dalla buonissima musica, all'ottimo giornalismo, perché è così che va definito, io sono molto felice di avere con noi una persona che ci ha fatto compagnia anche in precedenti occasioni. Sto parlando della direttrice di Contropiede Azzurro, Diana Miraglia. Ciao Diana! Buonasera agli amici di Radio No Frontiera, ormai siamo un gruppo affiatato. Ormai sì, ringraziando il cielo, piacevolmente affiatati. E lo siamo a maggior ragione nonostante l'assenza del nostro amato Napoli, cara Diana, che so che ti fa particolarmente soffrire questa cosa. Vabbè, ma stasera forse la prima, dico un'eresia, ma è la prima partita in cui tifiamo. Quindi senti, tu mi dicevi a microfoni spenti un pochettino l'esatto contrario, quindi però tu comunque sei fiduciosa per la partita di questa sera. Fiduciosa non so quanto, come possa finire, visto che sono 105 anni, penso di aver letto questa notizia terribile, 105 anni che non riusciamo a vincere in trasferta con la Svezia, però tutto sommato è importante, secondo me, che si riesca a pareggiare o anche un 1-1 o anche un 2-1, perché non dobbiamo dimenticare che i gol in trasferta valgono doppio Vero, e vero, vero. quindi questo è molto importante perché il ritorno è qui. Bisogna tifare l'Italia perché quest'estate è una vetrina importante, perché il Certo, ranking, certo. io sono un po' c'è molto col ranking, per me è Sei molto amante del importante. ranking, diciamo, Sì, dai. sono amante, perché altrimenti non ci troveremmo con quattro squadre che andranno in Champions quest'anno. Cioè, è opportunismo, il mio ottimismo che nasce. Ci sta. Puro opportunismo e comunque il riflesso anche per il club Ma senza sotto dubbio. questo aspetto, Sono però pienamente con d'accordo. avventura, insomma. Sei fiduciosa nonostante Insigne e Jorginho in panchina, ma da questo punto di vista forse è meglio nell'ottica di Maurizio Sarri. E fino a un certo punto è meglio, perché se le cose si mettono male, Insigne e Jorginho li sfrutterà come limoni. Immagino, immagino. Quindi, sai, non so quanto sia. Forse stasera, vabbè che fa molto freddo, e il povero Lorenzuccio, insomma, che viene da Napoli, Non però abituato, certo. pensare che debba magari supplire alle défaillances di un Belotti che non sta in forma, No. che si debba recuperare il 13, insomma. Non dimentichiamo Beh, che Koulibaly stasera vero. il 14 giocherà e sarà sfinito. Ecco, queste soste nazionali noi sappiamo che le dobbiamo accettare, ma non è che ci stanno molto bene, ecco. No, 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 anzi, fra l'altro, Maximovic, per esempio, pure lui è un pochettino acciaccato, ma resterà con la sua nazionale. Beh, insomma, Vabbè, ma che lui effettivamente resti là o qua, poco cambia. non cambia molto, no, non è dei No, titolarissimi, effettivamente. E in questo momento proprio non no. dà il suo apporto e non so se è positivo o meno, diciamo, dai. Considerando che comunque giocheremo con un Milan che vuole risorgere a tutti i costi, che ha bisogno di appianare i guai di bilancio, Beh, tutta questa. sì. Un momento delicato per il diavolo. Beh, però da qui fino al prossimo, non questo, ma quell'altro sabato ci sarà tanto di cui parlare. Beh, è chiaro che c'è un dato nettamente a sfavore dei milanisti che riguarda gli scontri diretti. Li ha persi davvero tutti. Quindi noi non ce la vogliamo chiamare, ma anzi, va confermata questa statistica, semplicemente. Se tu stai parlando di questo, teniamo presente anche che il Milan due volte è tornato dalla sosta, quest'anno è due volte a pesce. Quindi non c'è due senza tre, ma lo diciamo No, sempre a bassa voce. l'hai detto tu.
No, non mi prendo questa responsabilità. È un dato statistico che riporto, nulla di più. E come tale va preso, e come tale va preso. Diana, chiaramente Sost e Napoli effettivamente non vanno senza alcun dubbio d'accordo, però c'è anche qualche altra cosa che sicuramente va sottolineata, che di solito poi in questo periodo c'è anche il calciomercato, e chiaramente i primi nomi che vengono in mente sono quelli della prima punta e quella del terzino. Ti piacciono i nomi che si sono avvicendati, oppure se ti aspetti di meglio? Assolutamente no. Come mai? E non è neanche una questione di simpatia o antipatia, perché disse no al Napoli. Non è questa questione di campanilismo, che ce l'ho fatta. No, non è questo. Quello che non mi convince è che in due anni ha giocato pochissimo. Pochissimo. Poco. A marzo del 2016. Anche se però in nazionale viene comunque convocato, sta facendo bene, ha fatto anche due assist. Tu dici, ti convince questo poco, che ha giocato relativamente? Che non abbia minuti nelle gambe. Tu dici c'è bisogno di un giocatore più pronto, ecco, diciamo. No, ma perché tra i tempi di recupero di Versalico per trovare una condizione partita, una condizione 90 minuti, i tempi biblici di Sarri è perso. Anche. E quindi in effetti questo Versalico, dovesse per caso arrivare, arriveremmo a, comunque a fine campionato. Tu dici in quel caso magari hai recuperato Mario Rui in quel tempo. A questo punto forse stai tentando di recuperare questi 15 giorni, quantomeno sono utili per recuperare Mario Rui. Senza alcun dubbio. Ci penserei 2000 volte. Poi comunque l'Atletico Madrid è deciso a non cederlo. Beh, no, per ora sembra così. Anche perché non vorrebbe cederlo, anche perché Versalico accetterebbe se avesse la certezza del posto, perché lì non ha giocato. Vero. Ci sono troppi ma troppi sì, è vero. Penso che sia comunque un buon giocatore, però effettivamente è un dato interessante quello che riporti. Ma basta soltanto inglese per rinforzare poi l'attacco del Napoli? Io credo che inglese farebbe la avrebbe il ruolo di Paoletti in seconda battuta. Mi interesserebbe, mi incuriosisce questo interessamento per Munir. Sì, il talento del Barça, sì. Il talento del Barcellona, sì. Sì, del Barcellona, che però è in prestito al Deportivo Alavés. Esatto. È un gioiellino, e noi già abbiamo tentato in estate. Quindi oltretutto non è giovane. È giovane, giovanissimo. Ma non giovanissimo, 95, sì. Però non è un diciottenne, quindi alle spalle c'ha una, c'è un Barcellona, c'ha un campionato, e quindi quello veramente potrebbe essere. Solo che è punta centrale, sì, però più adattato, perché nasce come ala destra. Quindi dice un'operazione alla Mertens, ecco, ma forse non credi che effettivamente, Diana, non credi che effettivamente si stia cercando anche in generale, diciamo, di fare sempre queste operazioni? Alla sicuramente fine, proprio per non modificare sostanzialmente l'assetto di gioco. Ecco. Perché mettere un inglese, secondo me, comunque significherebbe che in quel momento, un po' come Milik, in quel momento il centrocampo dovrebbe essere a due. Per creare il supporto, quello che era per Milik, no? Certo. E quindi inglese, che questa sarebbe, che poco si è mostrata abbastanza poco duttile il Napoli in questa posizione, avendo ormai assorbito a memoria questi ritmi, queste triangolazioni, eccetera. Un nuovo falso autentico, sarebbe molto integrato, si integrerebbe molto meglio. E poi comunque l'odore della Spagna a Napoli ci sta, questo tipo di mentalità.
Vero, 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 vero. Beh, Calleone è una piacevole conferma più che scommessa indovinata e beh, speriamo ce ne possano essere sicuramente tante e tante altre, vuol dire che di giocatori bravi da queste parti ne sono abbondantemente passati, ecco, Ma diciamo. quando tu dici Caleon, tu devi dire comunque Reina Arbiol Caleon. Ecco, brava, esattamente, per completezza di informazione, però vabbè, chiaro. Quindi è una linea che hanno sempre la possibilità di dialogare, non soltanto in spagnolo, ma dialogare proprio col tallone in un'altra maniera. E lo fanno molto molto bene, Lo fanno. è anche piacevole vederli giocare a pallone, ecco, diciamo, mo, al di là del futuro che si prospetterà poi nel caso specifico per Reina, però insomma da qui fino al prossimo fine maggio, ecco, insomma, ce ne passa. Invece pare fallito l'idea Quagliarella. Ma ti sarebbe piaciuto rivederlo in azzurro o tu dici ormai? Secondo me Quagliarella, come tipo, senza offenderlo, come tappabuchi di questo fine campionato, poteva essere molto E sarebbe un grandissimo tappabuchi, oserei dire, perché il talento è indiscutibile. sì, no, ma io non parlo di talento, io sto No, 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 io parlando ribadivo semplicemente, comunque tutto qua. di alternativa a Mertens, e quindi a me sarebbe piaciuto moltissimo perché è un giocatore molto esperto, un giocatore che si sarebbe che avrebbe avuto motivazioni diverse da chiunque altro, però lui ha già una grandissima dignità, ha detto io sto bene, sto benissimo alla Samp, pare che l'abbiano blindato, Romeo ha blindato, forse gli allungano poi il contratto al 2020 e a 34 anni, Eh forse beh, poi alla fine concludi molto probabilmente lì la carriera e onestamente si merita tutto il bene di questo mondo, ecco, dopo quello che ha rivelato qualche tempo fa alle Iene il buon Quagliarella. Qualcuno, è che sì. Quagliarella nella Sampdoria resterà sempre Quagliarella, nel Napoli adesso avrebbe fatto un po' l'alternativa a Mertens, poi Ah dopo beh, quello senza dubbio. dimenticatoio. Quello senza dubbio, sono pienamente d'accordo con te. E poi va aggiunto che la Samp sta facendo un signor campionato, chiaramente con quelli che sono i loro mezzi, e fra l'altro anche una Sì, gara da ma non recuperare ci con la sta Roma. il signor Giampaolo lì, eh. È un gran bell'allenatore e sono molto curioso di vedere cosa potrà dare e se avrà poi una fatidica, opportunità con una grande squadra. Con tutto il rispetto per la Sampdoria, che è sì, senza alcun dubbio una delle squadre più importanti d'Italia, però magari chissà, potrebbe avere un'occasione in un'altra, tipo, non lo so, il Milan, che sembra avere l'allenatore in bilico, anzi, non sembra, ha l'allenatore in bilico. Bah, solo il futuro ci dirà cosa accadrà per il buon Giampaolo. Secondo me Montella avrebbe tutto il diritto di stare tranquillo perché è vero che è molto traballante, Eh però è beh, è vero. vero pure Sì. che se uno sa leggere una partita, almeno sta cominciando a costruire il gioco, perché gli hanno affidato Mucchio Selvaggio Anche e questo è lui vero. sta creando una squadra. Oltretutto loro si aspettavano un Belotti e questo Belotti non è arrivato. No. Comunque nel frattempo Bacca l'avevano dato in prestito inopportunamente, perché avendo speso tanti soldi non vedo perché anche Bacca dovesse essere eliminato. Ma è proprio lì che ci possono essere delle carenze. Però Montella secondo me sta costruendo la squadra e ci vuole tempo. Non è che si inventi dall'oggi al domani. No, 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 anzi, come diceva qualche tempo fa l'allora presidente del Catania, dove si compra amalgama? Beh, l'amalgama non si può comprare al mercato, ma si forgia nel tempo. Infatti, è piuttosto fortunato invece Spalletti che con le stesse problematiche riesce a vincere anche all'ultimo minuto, eccetera, eccetera. Comunque a non perderla, questa è comunque Perlomeno a importante. non perderla, perché certo Spalletti è stato molto più fortunato con gli stessi problemi. Se non addirittura peggio, perché sulla carta qualcuno diceva che il Milan era più forte, poi la classifica e il rettangolo verde dice tutto il contrario. Ho capito,
capito, ma si stanno, erano tutti ammaccati, tutti infortunati, stanno risuscitando tutto per È Napoli. vero. Anche Bonaventura pare che sia pronto, Biglia pare che ha detto ce la Anche lui sembra faccio. pronto, ebbene, insomma, non mi meraviglia, diciamo, non mi meraviglia questa. Non mi meraviglia affatto. Cara Diana, io ti voglio ringraziare per questa bella chiacchierata e ricordiamo per quei pochi che non lo sanno come si può seguire Contropiede Azzurro. Facilissimo. Più di così non si può. Meglio di così o meglio, non si può. Diana, sempre, sempre, comunque. Eh Italia, sì, dai, ma sì, perché è dai. importante. È importante, Oltretutto senza dubbio. è doppio l'incontro, oggi è lunedì. Esattamente, sposo in pieno le tue parole. Grazie Diana, a presto. Grazie a voi, buona serata.